Ciao a tutti voi pacchiotti, sono di nuovo il vostro Volpe. Oggi come vedete siamo su Enter Drake in the Mail. È un gioco, dobbiamo costruire il nostro centro commerciale. Andiamo a vedere. Normale, sì. Ciao e benvenuto. Hai in qualche modo ereditato questo enorme terreno, grazie, molto gentile. Il piano regolatore regionale tuttavia vieta la lottizzazione residenziale o industriale nell'area commerciale. È la tua unica opzione. Ok, buono. Diamo un'occhiata in giro. Usa WASD e tasti freccia o tasti freccia per muovere la camera. Alternativamente tieni premuto la rotella del mouse. Vai. Facciamo quello WASD, siamo a posto. Ok. Usa la rotella del mouse dietro avanti, ok. Puoi anche usare T e G. Ok, per T e G. Ok. Per zoomare. Zoomiamo qua. Ok, continuiamo. Questo breve tutorial ti guiderà durante l'apertura della tua prima attività. Cominciamo, sì. Costruisci fondamenta qui. La prima cosa, dobbiamo costruire delle fondamenta. Vai alla modalità costruisci, ok, e seleziona fondamenta. Ordina ai tuoi operai, che ho solo uno adesso, sbaglio, forse sì. Fondamenta, clicca ok. Allora, fondamenta. Da qua facciamo così. Pam. Perfetto. Adesso devi aspettare che le fondamenta siano finite prima di costruire l'area. Per costruire ancora, ok. Puoi velocizzare il tempo, ok. Costruite, costruite, costruttori. Tanto sono le 10 di mattina del primo giorno. Ah, ho due, ok. Poi ci sarà il tempo, ho già detto, ok. Dai, abbiamo quasi finito. Ok. Allora, avete bisogno dei porte per accedere all'edificio. Vai a base costruisci. Ok. Andiamo su oggetti. Porta. Allora, porta per lo staff. Ok, costruisci una doppia porta qui. Doppia porta qui. Dovremmo sapere il nostro futuro deposito. Separare, che sapere. Costruisci parete. Una bella parete qua. Una porta per lo staff, ok. Mettiamo porta per lo staff qui. Boom. Ok. Assegna questa zona come deposito. Allora, assegna deposito. Ok, fatto. Assegna questa zona come negozio. Allora, facciamo la stessa cosa per... Ok, negozio. Pam. Un negozio ha bisogno di scaffali, ovviamente. Per essere per i prodotti. Poi esporre prodotti. Vai dove lo costruisci. E seleziona oggetti. Costruisci oggetti. Tavoli. Scaffale. Giusto? Scaffali, ok. Scaffale alimentare. Alimentare, ok. Scaffale alimentare. Io non posso mettere qua.
fare. Ok. Costruisci una cassa qui. Allora, la cassa, abbiamo la cassa qua, ok. Una qua e una. Possiamo muovere anche gli oggetti, bellissimo. Ok. Dovrai imparare a impostare prodotti, ok. Senza prodotti dello scaffale, ok. Così gestisci cosa si scaffale. Se sono un sotto categoria, quindi un prodotto, ok. Allora ci mettiamo stampa varie. Casalinghi, mettiamo questo qua. Questo qua. Mettiamo sempre casalinghi e mettiamo questo qua. Sempre casalinghi. E questo qua. Ok. Allora. Qua cibo o bevande? Ok. Allora, cibo abbiamo dei dolciumi, cibo in scatola, cereali da colazione. Allora, bevande abbiamo bibite, acqua in bottiglia, succo e frutta. Allora, tanto ci vanno di bottiglia. Ci mettiamo acqua in bottiglia e ci mettiamo succo di frutta qua. Qua invece mettiamo cibo. Allora mettiamo prima di tutto prendiamo cibo in scatola, cereali, spuntini, biscotti, pane a fetta. Qua invece ci mettiamo riso e pasta. E qua come cibo ci mettiamo sale e condimenti. Costruisci un'area di carico qui. Allora, sempre costruzione, strade, parcheggiaci, area di carico. Allora, dobbiamo assicurare di depositare al nostro negozio. Vai a modalità gestisci. Ok. Dobbiamo assicurare un deposito al nostro negozio, ok. Gestisci per selezionare il tuo negozio nella lista, ok. Allora, negozio. Assegna deposito. Ok, ho segnato. L'ultimo passo prima di poter aprire, nella modalità gestisci, seleziona il tuo negozio nella lista. Ok. Clicca sul tablet dello staff. Ok. Assumi un cassiere o un magazziniere. Assumi cassiere. Allora, la cassa. Fa schifo tutto. Assumiamo lui, dai. Ok. Adesso bisogna assumere un magazziniere. Come magazziniere dovrebbe essere quello più buono. Obiettivo raggiunto, apri un'attività, ricevo 10.000. Ok, allora ben fatto, il tuo negozio è completo, è aprire dalle 9, potrai arrivare ai clienti e costruisci. Ok, devo costruire un cassonetto. Cassonetto, dove trovo cassonetto bidone, che cosa fa? Costruisce un'area ritiro rifiuti qui. Allora costruisci area ritiro rifiuti. Fino a bisogna assumere un inserviente.
Ok, gestione staff. Cassiere. Centro di manutenzione, ok. Costruttore. Centro di manutenzione fatto, un inserviente, non c'è nessun inserviente qua. Zona. Inserviente, ok. Adesso ho trovato. Siamo lui. Ok. Bene, questo è risolto. Al momento possiamo vedere solo una piccola selezione di prodotti. Dobbiamo costruire un ufficio per ricercare nuovi prodotti, ok? Costruisci fondamenta, ok. Ok, fatto. Costruisci sta benditissima fondamenta. Allora, il nostro ufficio ha bisogno di un paio di scrivanie. Poi una volta che costruisci, seleziona oggetti, inserisci una porta per lo staff e scrivania da ufficio nel piano di disegno. Ok, costruisci altra porta per lo staff, scrivania bancale, bla bla bla. Ho perso la scrivania. Datemi una scrivania, che cosa ne vuoi fare? Bancale, cassa, bancone, cassa fai da te, facciamo cassa fai da te, bancone bar, scrivania, allora. Uno qua e uno qua. Assegna quest'area come ufficio, ok. Assegna zona e ufficio. Ufficio fatto. Ufficio. Gli impianti impiegati lavorano sulla ok. La volta gestisci. Seleziona il tuo ufficio nella lista. Clicca sulla scheda staff. Assumi impiegate. Ufficio. Allora, questo qua lì. Bisogna costruire due impiegati, ok. Assumi impiegato. Allora, velocità, pazienza. Ufficio, sto qua di più. Assumi. Ok. Congratulazioni per l'apertura del tuo prima attività. E alcuni suggerimenti per ok. Il tuo parcheggi si riempiono molto velocemente. Costruisci più parcheggi clienti per ok. Gli orari di apertura. Sì, vai. Gli apertura no, non sono ambiziosi. Gestisci il tuo negozio in modo che apre prima e chiude più tardi. Avrai anche bisogno di assumere altri cassieri per coprire le ore in più. Offrendo una maggiore diversità di prodotti, attirerai molti più clienti, ovviamente. Costruisci bla bla, ok, apri negozi specializzati per soddisfare le domande di prodotti. Ok. Infine, avere più attività non al dettaglio farà sì che i clienti rimangano sul posto e spendono un sacco in più. Ricerca e costruisci pista bowling Cina per essere la destinazione numero uno per gli acquisti. Ok.
Grazie, adesso dovrai cavartela da solo. I suggerimenti e le notifiche sono tuoi amici. Riempi questo treno, ok. Beh. Ok, abbiamo finito il tutorial. Adesso. C'è carico-scarico, questo è Scovacchia. Qua abbiamo prossimo evento. Stazione del scuola, una scuola. La fine delle vacanze estive, la famiglia inizia 3 giorni, ok. Materiale scolastico, computer portatile, ok. Magliette e vestiti, inizio dell'autunno, inizia tra 4 giorni, ok. Halloween, la festa, questo è il prossimo evento, ok. Allora, orario notturno, licenza dei alcolici. Finanza, ok. Catena freddo. Orario notturno, intanto. Cerchiamo notturno. Ok, adesso. Allora, papà. Traffico, ah, qua abbiamo tutti gli affari, ok. Allora, gestione, abbiamo visto come tutti gli affari. Assegna, deposito, negozio, ristorante, fast food, biglietteria, caffetteria, area, ristoro, centro fitness, centro sicurezza, sarebbe? Un'area per assumere il gestore. Ah, è un po' le guardie. Abbiamo anche le guardie. Ufficio, bagno. Ok. Adesso. Adesso io farei. Chiudere. Ok. Ecco, possiamo vedere, ok. Allora. Ah, posso, ok, posso cambiare anche il nome. Possiamo pianificare i turni. Ah, ma manca uno, non sbaglio. Aiuto, esperimenti, facciamo i trofei, statistiche. Ecco, possiamo dire direttamente ricerche, bene. Qua ci abbiamo domande, marketing. Ok, probabilmente non abbiamo marketing, ovviamente. Nel menu. Ok. Ok, bello sapere. Adesso io. Allora, farei una bella cosa, ragazzi. Ci salutiamo qua. E noi ci vedremo a un prossimo gameplay. Sempre la vostra Volpe. Ciao a tutti, ragazzi. Alla prossima.